La manipolazione di GIMP è fatta attraverso delle barre di strumenti con che sono raggruppati tra virgolette in dei pannelli. Questi pannelli mi permettono a me di poterli mettere da una parte, aprirli, chiuderli, girarli, eccetera. Tutti gli strumenti hanno incluso dei filtri, dei pennelli, selezioni, livelli di immagini, posso creare delle maschere, eccetera. In totale ci sono 48 pennelli classici a cui possono essere aggiunti altri pennelli, cioè all'inizio sono di 48, possono avere, come abbiamo detto, il bordo morbido, il bordo rigido, posso usarli con più colore o meno colore, dopo vedremo magari proprio in fase di utilizzo come cosa intendo su queste cose. Posso utilizzare, selezionare, fare selezioni circolari, regolari, a mano libera, così via, quello voglio. Ho la possibilità di usare una cosa che viene chiamata di solito bacchetta magica in tante altre distribuzioni, che mi permettono di fare delle selezioni automatiche. Per esempio, su un disegno dove c'è il colore rosso, voglio selezionare tutto il colore rosso di tutto il disegno, premendo con la bacchetta magica, lui automaticamente mi seleziona tutti i campi col colore rosso. Utilizza, come negli altri programmi, i famosi livelli. Cosa si intende livello? Io il mio disegno lo posso dividere in tanti piccoli, possiamo vedere come tanti piccoli disegni, dove io posso escludere uno o abilitare uno o lavorare solo su uno di questi qua. Messi insieme fanno il mio disegno. È come se io utilizzassi, per esempio, tanti fogli trasparenti, in ognuno metto il mio disegno e poi riunendolo mi viene fuori un disegno completo delle varie parti. Posso mettere un braccio da una parte, il corpo dall'altra, la testa dall'altra. Riuniti vedo una persona. I livelli mi permettono un attimino, dopo magari vedremo anche l'utilizzo dei livelli più avanti, non so se ci arriveremo oggi, ma servirà per esempio di poter fare, mettere una foto e fare un buco in un'altra foto e far vedere la foto che c'è sotto, ma solo di quel particolare che a me interessa. Mi permette un attimino di escluderlo o non escluderlo. Io posso fare, per esempio, su una bella foto di campagna, mettere 10 persone, 10 foto di 10 persone. Se io poi abilitiamo un'immagine o un'altra, posso togliere via una persona da questa foto. Posso aggiungere una persona a questa foto in qualsiasi maniera, serve più che altro per il fotoritocco, per la manipolazione delle immagini. Ma in fase di creazione di un'immagine, se lo parte da zero, comincia con i livelli? Allora, in fase di creazione di immagine uno potrebbe partire da zero e fare un'immagine unica. Potrebbe servire fare a livelli se per esempio io voglio vedere che effetto fa aggiungere un particolare, un altro, dopo con altri, eccetera. Mi permette un attimino di anche andare su cancellare, cioè posso fare per esempio un quadrato e un rettangolo, invece di cancellare col cancellino tutte e due, dover andare proprio singolarmente, avendola a livelli li cancello uno direttamente. Ma quindi cioè, vuol dire, l'aggiunta anziché farla sull'immagine originale, uno la fa sul livello per evitare di danneggiare le altre immagini che posso aver utilizzato, cioè. Il fatto di usare livelli mi permette a me di creare tante piccole immagini che sommate mi fanno un'immagine unica. Però quando io vado a lavorare solo su quella specifica immagine di tutto il disegno. E diventa molto più semplice poter intervenire. Se io devo cancellare tutto, non ho bisogno di andare pixel per pixel, fare attenzione di non cancellare quello che mi interessa. Posso prendere quell'immagine e buttarla nel cestino. Quindi mi diventa molto più facile. Una volta che io decido che l'immagine è finita, la salvo in un'immagine unica. Posso mantenerla in quella maniera per dire faccio delle altre cose. Abbiamo detto che prevede circa 150 effetti standard e filtri, cosa significa? Che io ho una serie di utility all'interno del mio GIMP che mi permettono di fare già delle cose automatizzate, posso fare delle scritte particolari, dei disegni particolari, eccetera, però ho la possibilità di aggiungerne tantissimi altri. Cosa significa? Significa che GIMP, essendo un programma open source,
utilizza del linguaggio, il caso principale fu GIMP-FU, però è possibile usarlo con Perl, Python o altri linguaggi che mi permettono di creare delle utility. Delle utility significano dei plugin, delle aggiunte che possono servire per il mio scopo. Tantissimi programmatori fanno qualcosa, si accorgono che manca un tipo di disegno particolare, una sfera rotonda, possono praticamente creare uno script che chiunque, e metterlo a disposizione, che chiunque può portarselo dentro al suo GIMP originale e lo può utilizzare tranquillamente. Quali sono i formati che utilizza GIMP? GIMP ha il formato XCF come nativo, però ha la possibilità di utilizzare tutti i formati classici che noi vediamo. È in grado di aprire le bitmap, è in grado di aprire JPEG, è in grado di aprire GIF, è in grado di aprire PNG, è in grado di aprire anche le immagini di PaintShop Pro, di Photoshop. Ha la possibilità di aprire documenti di PostScript, di Bitmap X e altri formati, dove ce ne sono veramente tantissimi, anche quelli che sono i vettoriali di SVG. Può importare però anche le immagini in PDF. Cosa significa? Significa che io ho la possibilità di catturare, di solito quando io chiedo per esempio a un grafico di farmi il logo della mia società o di quello che ho bisogno, loro poi ve lo consegnano o in formato vettoriale o tantissime volte lo consegnano in formato PDF. GIMP è in grado di importarlo e dopodiché io posso manipolarlo per fare le mie immagini, metterlo nei miei documenti, crearlo in una mia cartellina, quello che desidero, eccetera. Può anche esportare immagini come in formato AsciArt, che cioè esiste un plugin apposta, quindi esiste un programmino che caricato posso tirarlo fuori e farlo apposta, come anche in file per HTML e MG. Cominciamo a vedere come funziona GIMP, ok? Quindi andiamo a prenderlo, tutti quanti voi lo troverete nel nostro applicazioni, grafica, editor di immagini, GIMP. Io vi chiedo di seguirmi, quindi man mano che vi faccio vedere le cose, preferirei che voi lo proviate in modo tale da imparare meglio più velocemente. Chi prova riesce meglio piuttosto che chi sta solo ad ascoltare. Allora, come abbiamo detto, lo troviamo su applicazioni, grafica, GIMP. In questo caso è già installato, nel caso non fosse già pronto, possiamo andare attraverso, in questo caso avendo macchine Linux, possiamo andare su Ubuntu Software Center, scrivere GIMP e installarlo. Fa tutto lui, quando ha finito ce lo troviamo veloce. La prima cosa che io vado a fare è, allora abbiamo praticamente in questo momento l'immagine che noi vediamo sono una lavagna grigia dove non c'è ancora nulla, c'è una serie di comandi sopra, una finestra dove noi troviamo tutta una serie di strumenti e una seconda finestra dove noi abbiamo trovato dei livelli, canali, eccetera. All'interno di questa maschera noi scendiamo sul nostro comando file, facendo nuovo ci apparirà immediatamente una maschera, portamela al centro, lo vedete? Come faccio a rimpicciolire il comando? Devi passare un attimo quello degli strumenti. Ecco, come abbiamo visto, il fatto che GIMP usa più finestre, ognuna indipendente a se stessa, potrebbe essere che una sovrascriva l'altra. Se io devo vedere la finestra sotto, devo spostare quella che non mi interessa o mettere il focus sull'altra. Quando io vado dentro ho la possibilità di, premendo le barrette a fianco a modelli, la possibilità già di potermi scegliere tantissimi modelli, il famoso A4, il famoso gli altri formati A3, che sono i famosi immagini che noi utilizziamo. L'A4 è quella che usiamo di solito quando stampiamo sulle stampanti laser. Oppure ho la possibilità di
definire io le grandezze, 640 per 400, 300 per 200, quello che è la misura della mia immagine che io voglio creare. Andando su opzioni, ho per in più un'altra altri tipi di possibilità. Cosa significa? Ho la possibilità di stabilire la risoluzione delle x, la risoluzione delle y, di concatenarle tra di loro. Voi vedete che c'è una piccola catena. Cosa significa? Che se io cambio la risoluzione di uno, prova, vedete che la seconda mi viene automaticamente spostata. Se non voglio che venga una cosa del genere, premendo qua, osservate cosa è avvenuto, io l'ho staccata, automaticamente io posso aumentarlo da una parte e diminuirlo dall'altra. Quindi li posso vincolare uno con l'altro, posso staccarli uno dall'altro. Ho la possibilità di definire che tipo di colore voglio avere, colore RGB, quindi a colori, oppure voglio in bianco e nero, scala di grigi. Ho la possibilità di indicare un colore di sfondo, posso averlo completamente bianco, oppure posso avere anche una lavagna, un disegno che inizio con la trasparenza. Cosa significa? Significa che io quando però disegno, lo disegno sopra una trasparenza, un nulla. Mi è mai capitato di prendere un disegno, metterlo sul vostro desktop e vedere che il personaggio c'è e voi vedete lo stesso la fotografia che c'è sotto senza vedere tutto il quadro bianco? In quel caso l'immagine ha la trasparenza. Lasciamo il colore di sfondo, ho la possibilità a questo punto di poter mettere l'etichetta e mettere un commento. In questo caso automaticamente viene fuori scritto creato con Gimper, però io posso anche mettere realizzato da Matteo Pippo Giovanni, il mio nome, perché sto facendo un disegno talmente tanto bello che lo voglio marchiare, magari metto anche il mio numero di telefono nel caso, magari c'ho qualcuno che gli piace, mi chiama per potergli creare.